Per lo stupro di una quarantenne avvenuto il 23 dicembre 2022, i carabinieri hanno fermato su ordine della procura di Lodi un 27enne nordafricano irregolare. La violenza si era consumata pochi giorni prima di Natale, quando la donna che stava facendo jogging al parco era stata aggredita e violentata. Secondo i riscontri investigativi, il 27enne aveva sorpreso la vittima alle spalle, tappandole la bocca impedendole di chiedere aiuto. L'aveva trascinata nella boscaglia e l'aveva costretta a subire un rapporto sessuale completo. Il fermato è un pusher della zona e ha confessato l'aggressione. Aveva minacciato Vittorio Brumotti e Valerio Staffelli. Ora il trapper 25enne, destinatario di diverse accuse, è stato sottoposto al regime di sorveglianza speciale. Per quanto riguarda il caso di Brumotti, il giovane, tramite i suoi canali social, avrebbe mimato il gesto del taglio alla gola, dicendo ripetutamente di aspettarlo per fargli la festa e minacciando anche di aggredire la fidanzata nelle vie di Monza. Il tutto per un servizio giornalistico del 2019, con il quale il conduttore televisivo denunciava lo spaccio nel centro cittadino del capoluogo brianzolo. Sempre nel 2019 poi iniziato l'accanimento nei confronti della famiglia dell'altro inviato, Valerio Staffelli, che ha portato prima la figlia del conduttore e poi lo stesso giornalista a depositare una serie di querele per diffamazione ed atti persecutori. In ragione delle accuse mosse, il trapper dovrà attenersi a particolari prescrizioni per la durata di un anno, vivere onestamente e rispettare le leggi, fissando una dimora certa dalla quale non potrà allontanarsi senza preventivo avviso dalle 22 alle 7, non associarsi a pregiudicati, presentarsi al CERT per avviare un percorso di disintossicazione dall'uso e abuso di sostanze stupefacenti. Sui pagamenti con POS arrivano novità per i commercianti. L'ABI e l'Associazione dei Prestatori di Servizi di Pagamento hanno raggiunto un accordo e firmato un protocollo con CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e FIPE per ridurre le commissioni a carico delle piccole attività commerciali per l'uso del POS sotto i 30 euro e quindi diffonderne l'utilizzo. Prevede l'impegno di banche e operatori dei pagamenti a promuovere iniziative commerciali per ridurre l'impatto dei costi delle transazioni di basso valore, offerte che in particolare siano significativamente competitive per le transazioni sotto i 10 euro. L'accordo, raggiunto presso il Ministero dell'Economia, sul quale l'antitrust ha espresso il parere favorevole, promuove dunque ulteriormente la digitalizzazione, la modernizzazione e la concorrenza dei servizi di pagamento, anche attraverso una maggiore comprensibilità, comparabilità e mitigazione dei costi delle transazioni con strumenti di pagamento elettronici. L'inflazione e il caro prezzi si abbattono anche sul turismo. L'incremento dell'inflazione nel settore, che da calcoli risulta essere superiore di oltre il 3% rispetto a quella dell'indice generale Istat, genererebbe rincari pari a 3,9 miliardi della spesa turistica di italiani e stranieri, che hanno scelto di trascorrere una vacanza nei mesi estivi nelle località italiane. A pesare sono soprattutto il trasporto aereo, i pacchetti vacanza e l'alloggio. Il caro prezzi che si è abbattuto sul turismo in Italia, inoltre, risulta essere maggiore rispetto a Francia, Grecia e Spagna. A Roma un uomo si è arrampicato sulle statue della Fontana di Trevi e poi si è tuffato tra gli applausi e le risate dei presenti. Il video che immortala il momento è stato pubblicato da Welcome to Favelas. Secondo quanto riportato dopo il fatto, il tuffatore è stato multato dai vigili. Il dress code non è un dettaglio, soprattutto in certi luoghi istituzionali. Fratelli d'Italia chiede una svolta nell'abbigliamento dei parlamentari alla Camera dei Deputati, in modo che i politici siano vestiti in modo dignitoso e decoroso, a differenza di quanto avviene al Senato, dove non c'è l'obbligo di indossare la cravatta. A firmare il documento contenente le linee guida sul dress code è Salvatore Cajata, ex grillino ed ex presidente del Potenza Calcio, dal 2019 passato a Fratelli d'Italia, secondo il quale l'istituzione ha una sua sacralità, sancita nello Statuto Albertino e poi nella Costituzione, che impone un decoro e una forma che non possono prescindere dalla sostanza. Il premier Giorgia Meloni ha incontrato a Washington il presidente USA Joe Biden. Nel faccia a faccia nello studio ovale, i due leader, oltre a confermare l'impegno comune per Kiev e affrontare i dossier considerati strategici dall'una e dall'altra parte, hanno ribadito gli ottimi rapporti tra Italia e Stati Uniti. Le nostre relazioni sono storicamente forti, superano i governi e restano solide indipendentemente dal colore politico, ha sottolineato il presidente del Consiglio. Parlando della guerra in Ucraina, il premier ha sottolineato che tutti insieme abbiamo deciso di difendere la legge internazionale e sono orgogliosa che l'Italia fin dall'inizio abbia fatto la sua parte. Lo abbiamo fatto perché supportare l'Ucraina significa difendere l'esistenza pacifica delle persone ovunque nel mondo. A differenza di quanto qualcuno pensa, la resistenza ucraina allontana una guerra mondiale, non la avvicina. Chi crede nella pace deve supportare l'Ucraina.